Calcio promozione, gironi D, Vodice Sabaudia 1-1 per il campionato di promozione. Sentiamo il presidente Vincenzo Valente del Real Cassino. Lo sport qui Sabaudia, appena conclusa la gara della Aurora del Vodice Sabaudia di Gianni Polidoro e il Cassino. Qui il presidente Vincenzo Valente. Buonasera signor presidente. Buonasera a voi. Bene, ci troviamo qui a Sabaudia, grazie anche alla rete web, ai social, abbiamo più relazioni. Quindi, soddisfatto della gara? Diciamo soddisfatto del risultato relativamente, in quanto penso che oggi abbiamo visto poco di calcio, perché penso che non si possa giocare su un campo del genere, ma non soltanto per noi, anche per la squadra di casa. Questo non è un campo di calcio. Questo non fa esprimere i giocatori in campo, quindi comunque c'è soltanto palla lunga e pedalare. Infatti ne parlavo con il suo vicepresidente, c'è voglia di fare calcio anche in quella di Cassino e quindi l'anno scorso mi diceva prima categoria, quest'anno promozione, quindi c'è un progetto anche per voi per quanto riguarda la squadra? Sì, abbiamo un progetto a 5 anni, adesso l'obiettivo quest'anno è quello di rimanere nella categoria e quindi di consolidarci e strutturarci bene per poi pensare a questo progetto che abbiamo quinquennale, così come abbiamo avuto già un progetto quinquennale che ci portava alla promozione, perché siamo partiti dalla terza categoria, arrivati in promozione in 5 anni, adesso abbiamo un altro progetto a 5 anni. Oggi l'importante è rimanere nella categoria, conoscere la categoria e rimanere nella categoria, questa è la cosa importante. Bene, quindi obiettivo salvezza. Per quanto riguarda il Cassino, per quanto riguarda la società di cui lei è presidente, quindi c'è la prima squadra che è la promozione, poi avete anche il settore giovanile. Noi abbiamo tutto il settore giovanile, dai primi calci fino a scuola calcio. Sì, fino ad arrivare alla prima squadra della promozione e addirittura a finire con una squadra amatoriale nella quale giochiamo anche noi alcuni dirigenti della società. E questo fa senz'altro la comunità. Bene, e lei è anche giovane, quindi quanto è importante l'impegno di una persona, la passione che ci mette, considerando che non siamo a livello nazionale o con i budget illimitati? Il calcio deve essere principalmente un messaggio sociale, il calcio deve essere educazione. Io dico sempre agli allenatori della scuola calcio che comunque il calcio in primis loro devono essere educatori, perché comunque dopo la scuola i ragazzi vengono da noi, quindi comunque una parte della loro crescita e una parte dei valori gliela insegniamo noi. Quindi comunque dobbiamo essere in primis educatori e poi il resto verrà da solo, se c'è il campione esce da solo. E grazie al presidente del Cassino Calcio. Grazie a voi. Vincenzo Valente, lo sport qui Sabaudia, Aurelio Manfredi.